taxi davvero speciale, quello di Caterina Bellandi, che da 11 anni porta gratis in giro per Firenze i piccoli pazienti ricoverati al Meyer e le loro famiglie. Il suo Milano 25, tra pupazzi, canzoni e bolle di sapone, è diventato una seconda casa per tanti ragazzi venuti da tutta Italia in riva all'Arno per combattere la loro battaglia contro il cancro. Caterina li capisce, perché anche la sua è una battaglia contro il dolore della perdita, contro la paura della morte, e la cura è una sola: continuare ad amare. L'avventura è nata con la morte del mio compagno, che in seguito a un tumore ai polmoni, mi ha chiesto di diventare lui. Tu sarai Milano 25, cioè mi ha chiesto di prendere il suo posto, la sua vita, il suo taxi e di essere lui. Era una responsabilità molto grande che io ho accolto distinto, però poi di fatto ho cercato e cerco ogni giorno di celebrare la sua morte con la vita, con la mia vita, con la vita che incontro. Come hai iniziato a portare i bambini del Meyer, i piccoli pazienti del Meyer? A seguito di una conoscenza di uno dei 1000 clienti che salivano e scendevano, tu ascolti e scambi storie con le persone, per cui capisci che la tua non è sicuramente la tragedia più grande, ma c'è sempre l'altro che nasconde un dolore, e a volte un dolore più grande. Quando ho incontrato una famiglia che aveva perduto un bambino per un tumore alla testa, mi sono resa conto che rapportarsi con un mondo che va oltre quello che si vede è importante. Questo è stato l'inizio con questa famiglia, e poi il seguito non sappiamo dove andiamo, bambino in bambino, di ragazzo, di teenager in teenager, andiamo verso mete che loro ti dicono. Qual è una giornata tipo di Milano 25? Posso andare in una scuola alla mattina, o comunque posso andare a prendere un ragazzo, poi passo dal Pugi a prendere un po' di schiacciatina, la porto in ospedale perché è più buona delle chemioterapie. Pompiamo un po' di scacciatina, perché il salato è più facile da mangiare che non il dolce quando si fa le chemio, per cui magari poi vado a trovarli sull'ora di pranzo, dopo poi li accompagno se devono fare una pet, se devono fare un salto in centro a fare shopping o magari a fare a farci un taglio di capelli. E i supereroi, lo sapete, no? Chi sono? Io li chiamo così, i ragazzi ammalati si chiamano supereroi perché non sono disabili ma sono super abili, quindi sono abilissimi a fare le cose, quindi sono dei supereroi imbattibili, invincibili e immortali, per cui chiunque di loro sviluppa delle capacità straordinarie. Vengono disegnati sul taxi, perché tutti i disegni intorno sono loro, ciò che vedi intorno a noi sono tutti loro, ognuno ha un nome e le sue caratteristiche in genere sono calibrate intorno alla loro mancanza, cioè diventano spettacolari in quello che non hanno. Quindi Ivana, che non cammina dall'unità spinale, è disegnata come una farfalla con i guantoni da pugile che combatte la sua malattia, perché lei non si arrende. Anche questo taxi ha una storia speciale dedicato a Luca. Che storia è la sua? Luca, io lo chiamavo la fiamma pilota, è uno dei tanti supereroi immortali che si è trasformato in un qualcosa di ancora più speciale della sua vita. Desiderava andare a Londra come suo viaggio speciale e fu quasi una scommessa: se ci vai da solo io vengo da sola in taxi. Ci siamo ritrovati a Londra con un'altra nuova promessa: zia, un giorno quando cambierai taxi promettimi che comprerai un taxi di Londra. Promessa mantenuta, Luca si è trasformato in un angelo e in nome di questa sua battaglia il taxi si è trasformato in una realtà. Si chiama Luca Scheb e porta il suo disegno e racconta una storia che non finirà mai. Luca non è stato l'unico ragazzo che ti ha fatto uscire col tuo taxi fuori dall'Italia, no? No, ho fatto tanti viaggi perché è bello a volte avventurarsi laddove non ti conoscono. Sono stata fino a Mosca, sono stata a fare clown terapia con il famoso dottor Patch Adams perché lui dimostra a ognuno di noi che l'amore è un ponte, che è l'unica lingua che l'altro conosce. Dopo 11 anni accanto ai bambini del Meyer hai dato tantissimo, hai ricevuto anche molto. Sto ricevendo quello che non avrei mai immaginato, mi insegnano ogni giorno che niente è scontato e niente è ciò che vedi. Quando mi domandano le persone perché non c'è un perché specifico alla vita, c'è solo un ringraziarla, un celebrarla ogni giorno camminando, ringraziando di esserci. Qua, adesso, facciamo quello che possiamo, il resto lo prepariamo per una vita che secondo me è eterna e non avrà fine per chi crede davvero nell'amore.